Benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video di Minecraft. E quest'oggi non sto facendo un live commentary su Minecraft. Oh mio Dio, una cosa strana. Uno che non fa un live commentary su Minecraft? Sì, sono io sono Jumpytech, faccio tutto, mi distingo dalla massa, no, sto scherzando. Appunto questo commentary post-produzione su Minecraft perché volevo raccontarvi la mia storia con Minecraft, appunto. Prima che me lo scriviate nei commenti, la mappa giocata in questione come gameplay di sfondo a questo video si chiama The Tube, la potete reperire facilmente su Minecraft Forum. È una semplice mappa parkour di poche stanze che appunto ho deciso di mettere come gameplay di sfondo a questo video e spero comunque vi possa piacere. Sono stato incitato a fare questo video perché ricevo talmente tanti messaggi personali. Ogni volta io prendo le ispirazioni dei miei video dai messaggi personali, vabbè, voi non ci fate caso, continuate a mandarmi tutti i messaggi personali che volete, perché appunto ricevo la domanda: ma come mai sei così bravo su Minecraft? Tra virgolette, brava, alla fine non so niente. Come mai ti piace così tanto? Com'è il tuo rapporto appunto con Minecraft? E quest'oggi appunto voglio raccontarvi la mia semplice storia che ho avuto con Minecraft. Iniziamo subito col dire che io gioco con Minecraft appunto dalla versione alfa, l'ultimissima alfa che era di Minecraft. Poi dopo qualche 2-3 giorni è uscita la beta 1.2 se non sbaglio. Il gioco me l'ha fatto conoscere, ovviamente voi già vi state immaginando chi me l'ha fatto conoscere, perché coloro che mi segue dai tempi dell'anticamera, non lo so che significa. Comunque coloro che mi segue da moltissimo tempo sa che io i primi video su Minecraft li ho fatti su Minecraft Italia, appunto. E appunto Minecraft me l'ha fatto conoscere da Pyrox, che mi diceva: oh Jumpy, un giorno su Skype mi ha detto ho scoperto questo gioco, è bello, magari facciamoci dei video, creiamo un qualcosa. E appunto abbiamo creato la community Minecraft Italia, grazie anche a Yakito, Sabri e altre persone che poi si sono aggregate a noi. All'inizio, quando ho aperto Minecraft per la prima volta, ero appunto su Skype con i miei amici e ho detto: oh mio Dio, ma cos'è sto mondo a cubetti, sta grafica da schifo, sto gioco che non ha senso, mi fa schifo. E tipo l'avevo chiuso dopo mezzo secondo perché non sapevo assolutamente cosa fare. Cioè proprio mi sembrava qualcosa di bruttissimo, qualcosa di sto cosa a cubetti, che poi ai tempi quando ci giocavo io non c'erano nemmeno le ombre dinamiche, non c'erano le texture, diciamo, tra virgolette buone come sono adesso. Quindi vi lascio immaginare un Minecraft talmente pessimo che mi ero spaventato solamente ad aprirlo, ho detto: oh mio Dio, cos'è questo Minecraft? Però devo dire che dopo circa 2-3 mesetti mi sono assolutamente ricreduto. E perché appunto mi seguivi all'epoca, abbiamo creato con Da Pyrox la serie Minecraft Diaries, quella serie che appunto è stata la serie che mi ha fatto conoscere su Minecraft e che appunto grazie a quella serie, secondo me, e ora grazie anche ad Ocean che mi state conoscendo su Minecraft e che mi avete conosciuto su Minecraft, Minecraft è stato per me, diciamo, il gioco che mi ha lanciato. E devo dire che all'inizio non mi piaceva per niente, invece adesso Minecraft secondo me è un gioco valido perché contiene al suo interno tanti elementi che nessun gioco ha, quale la creatività, perché Minecraft è un gioco molto creativo, ve lo vedete anche delle mie parkour map che creo quasi ogni mese, o se non ogni mese, ogni 2 mesetti ne sforniamo una in Royalize perché non abbiamo niente da fare. E poi cosa c'è? Si possono fare davvero tantissime cose con questo gioco. E secondo me è un gioco che vale la pena di provare, vale la pena che tutti lo devono giocare. Ascoltatemi, a primo impatto sto gioco può sembrare brutto, ma non appena lo conoscete, non appena ci prendete confidenza, ci prendete la mano, vi posso assicurare che voi non uscirete più. È come un MMORPG, prendete tipo League of Legends, Dota, che quando una persona ci gioca per la prima volta, dopo non riesce più a uscire da questo tunnel malefico che è questo degli MMORPG, che a me gli MMORPG non piacciono a prescindere, però è una cosa simile, nel senso che voi ci mettete mano la prima volta, lo iniziate a conoscere, ci prendete confidenza e dopo un po' non riuscite a staccarvi.
Poi Minecraft, se giocato in coop con un amico, nel senso se giocato appunto multiplayer, ci sono tantissimi server multiplayer anche che simulano battaglie, che simulano guerre, che simulano mondi, che simulano altri giochi, tipo ci sono mappe che simulano Zelda, ci sono mappe che simulano Batman, ci sono mappe... Ci sono tutte le varianti di questo mondo per Minecraft e devo dire appunto che questo gioco è secondo me uno dei migliori giochi che per adesso ci sia in circolazione, anche se tutti possono dire no, non è bello, ci sono altri giochi, al di là della grafica sto parlando, la grafica in un videogioco non è tutto, secondo me la grafica è l'unico punto che non bisogna calcolare in un videogioco, o meglio non è che non bisogna calcolarlo, ma bisogna lasciarlo totalmente alla fine. Quindi con questo video vi ho raccontato diciamo la mia brevissima storia su Minecraft, non ho voluto approfondirla perché poi diventava il tutto troppo noioso. E appunto, in questo video invito a lasciare un bel mi piace e ciao ciao! Oi ragazzi, sei ora qua? Bene bene, non dite a Giampi che sono qua. Volevo sapere qual è stata la vostra reazione quando avete aperto Minecraft per la prima volta. Però non dite a Giampi che sono qua, Cristo!